Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. Bentornati a Febbre da Pronostico, siamo sempre nel centro SNAI di via Zoccolari 28, con noi c'è il buon Francesco Bianchi. Buonasera Ciao Francesco. Antonio. Benissimo, partiamo subito dalla Serie A, undicesima giornata, turno importantissimo che arriva dopo il turno infrasettimanale. Apriamo subito con una sfida che si giocherà sabato alle 18, che è quella di Milan-Juventus. Francesco, ti do giusto una curiosità: la Juve ha perso soltanto una volta nelle sei trasferte a San Siro, i precedenti sono 87, il Milan ha vinto 29 volte, in 22 occasioni ha vinto la Juventus, e invece sono 36 i pareggi. Cosa ci consigli per questo evento, Francesco? Allora, qui le quote sono a favore della Juventus, infatti il 2 è a quota 1,90, mentre l'1 è a quota 4 e l'X a quota 3,50. Più equilibrate invece le quote dell'over e del goal, infatti l'over è dato a 1,90 e il goal a quota 1,77. Noi per questa partita consigliamo la giocata X2 più goal a quota 2,20. Oppure un'altra quota che potrebbe tentare i nostri scommettitori è Team 2 segna entrambi i tempi, quindi che la Juventus faccia almeno un gol ed è a quota 3. Quindi ci affidiamo alla vittoria bianconera, Sì. anche perché come non avere come vincente i bianconeri, che sono pur sempre i favoriti di questa Serie A. Passiamo a quelli che gli amanti del lotto definirebbero il ritardatario, cioè quello che non arriva mai, ovvero il Benevento e la sua vittoria. Abbiamo un Benevento Lazio in questo momento. In casa il Benevento, come sappiamo, non ha mai vinto né in casa né in trasferta, è ancora a quota 0 punti, è l'unica dei massimi campionati stranieri ad essere a 0 punti, a non aver conquistato un pareggio, a non aver conquistato una vittoria, mentre la Lazio è una delle squadre più in forma di questo campionato. Il Benevento ha cambiato allenatore, ma hanno mandato via Baroni, è arrivato De Zerbi. Vediamo se cambia qualcosa. Nell'ultima giornata 2-1 in rimonta subito al 95esimo a Cagliari. La Lazio invece ha vinto ancora, anche se per 1-0 con il Bologna. Cosa ci consiglia Snai per Benevento Lazio? Allora, per questa partita che si gioca domenica alle 12:30, le quote sono decisamente a favore della Lazio, infatti l'1 è a quota 10, l'X a quota 5,50 e il 2 a quota 1,28. Noi per questa partita consigliamo più che altro di puntare sui marcatori ed in particolare su Immobile, che la scorsa ha sbagliato il rigore e quindi avrà voglia di segnare, e Luis Alberto, quotati rispettivamente a 1,60 e 2,75. Va benissimo, concludiamo la nostra analisi sulla Serie A con la capolista. Concludiamo con il Napoli che sfida in casa il Sassuolo. Quattro precedenti tra Napoli e Sassuolo, due vittorie e due pareggi. Invece in Emilia sono sempre due le vittorie per i partenopei, un solo pareggio e una vittoria per il Sassuolo. Su questo incontro abbiamo una curiosità che riguarda l'arbitro: infatti il Napoli con Pairetto ha vinto 2 volte, mentre il Sassuolo in 6 partite giocate ha vinto 4 volte, c'è stato un solo pareggio e una sola volta ha perso. Cosa ci consiglia Snai anche per questo Sì, per evento? Napoli-Sassuolo le quote sono più o meno simili a quelle di Benevento-Lazio. Infatti l'1 dei partenopei è dato a 1,15, l'X a 8,75 e il 2 a quota 15. Considerando anche l'impegno di Champions della prossima settimana, è probabile che la squadra di Sarri cercherà di archiviare il match quanto prima possibile, e per questo motivo noi consigliamo la giocata gol nei primi 15 minuti a quota 2,35, e inoltre consigliamo anche il risultato esatto 3-1 a quota 10. Grazie mille. Una giocata, quella del gol nei primi 15 minuti, Sì. molto cara ad alcuni scommettitori, Sì. molto cara. Pa Molto gettonata. molto gettonata. Concludiamo con la Serie A, passiamo alla Serie B che affronterà il dodicesimo turno. Anche la Serie B arriva dal turno infrasettimanale. Partiamo subito con Venezia Frosinone. In Laguna, scusate, gli arancioverdi hanno collezionato 8 punti grazie a due vittorie, due pareggi ed una sconfitta, e sono reduci dalla sconfitta nel derby perso con il Cittadella nel derby veneto. Invece il Frosinone è reduce dal roboante 4-2 rifilato alla Ternana in casa Sì. nel nuovo Benito Stirpe.
Cosa ci consigli, Francesco, allora, per questa partita? Allora, questa partita le quote sono molto equilibrate. E l'1 è dato a 2,95, l'X è a quota 3 e il 2 a 2,50. Noi per questa partita, considerato anche il momento di forma del Venezia e il Frosinone, che è una delle pretendenti al successo in questo campionato, consigliamo la giocata a gol più over a quota 2,55. Infatti dimenticavo di dire che sono due squadre di alta classifica in questa Serie B un po' pazza. Venezia, una delle neopromosse, che subito, come si sta affermando in questi anni in Serie B, sono sempre lì in alto. Vedi il Parma, vedi lo scorso anno la SPAL, l'anno precedente ancora il Crotone. Chiudiamo con questa partita, passiamo, ci trasferiamo all'Adriatico per Pescara-Brescia. Su questa partita ho una curiosità per quanto riguarda gli allenatori. Entrambi gli allenatori hanno allenato le due squadre che si affrontano, ovvero Zeman ha allenato il Brescia dal marzo al giugno del 2006, totalizzando 11 gare e collezionando ben 8 sconfitte, mentre Marino ha allenato il Pescara dal luglio 2013 al febbraio 2014 per 29 gare con uno score non proprio positivo. Cosa ci consigli anche per questa gara? Allora, per questa gara le quote vedono il Pescara favorito, e infatti l'1 è a quota 1,63, l'X è a quota 4 e il 2 è a quota 5,25. Per questa partita noi diamo fiducia alla filosofia zemaniana e puntiamo sull'over 1,5 primo tempo a quota 2,05. Quindi tutta la fiducia a Zeman, anche se arriva da una sconfitta, ma continuiamo a dare fiducia alla filosofia zemaniana, come hai detto tu. Concludiamo il nostro cammino in Serie B, il nostro viaggio in Serie B con Parma-Avellino. Subito ti dico che sono 5 i precedenti al Tardini, ovviamente 4 vittorie per il Parma, un solo pareggio nel lontano campionato 74-75 per l'Avellino e finì 0-0. L'ultima gara tra Parma e Avellino nello stadio Emiliano è stato nel 2008-2009, si è concluso 1-0. Alla fine quel campionato ha visto il Parma promosso in Serie A, mentre l'Avellino, come tutti sappiamo, è retrocesso e poi è fallito. Pensiamo a questa gara, cosa ci consiglia Snai e Francesco, ovviamente, sì, per questo evento? Allora, qui le quote vedono favorito il Parma, abbiamo l'1 a 1,75, l'X a 3,50 e la vittoria fuori casa dell'Avellino paga 4,75. Più equilibrate le quote del gol e dell'over, dove abbiamo il gol a quota 1,80 e l'over 2,5 a quota 1,95. Noi però ci sentiamo di dare fiducia alla squadra allenata da Mister Novellino e proviamo una giocata particolare, che è una combo, che è due primo tempo o due finale. Quindi basta indovinare almeno uno dei due eventi, speriamo più il secondo, il due finale. E la quota di questa giocata è a 3,45. Preferiamo il 2 finale, anche perché siamo stanchi di vincere i primi tempi e di perdere i secondi e di avere i ribaltoni. Abbiamo concluso con i campionati italiani, ci trasferiamo in Premier. In Premier vedo un interessante Manchester United Tottenham. Anche qui cosa ci consigli? Allora, per questa partita, che si presuppone sia ricca di gol, abbiamo le quote dell'1x2 che sono molto equilibrate. Infatti l'1 dello United è a quota 2,20, l'X a 3,25 e il 2 a 3,45. Noi, basandoci anche sui risultati precedenti, pensiamo possa essere appunto una partita ricca di gol e consigliamo la giocata gol primo tempo a quota 4,75. Adesso ci trasferiamo a Leicester per Leicester-Everton. Ti dico solo che le Foxes dovranno giocare una grandissima partita, anche perché l'Everton è reduce da un momento non proprio eccezionale. Infatti arriva da un 5-2 casalingo subito dall'Arsenal, quindi vorrà riscattarsi sicuramente l'Everton. Ma cosa vede Snai per questa partita? Allora, anche per questa partita le quote sono equilibrate, anche se leggermente favorito l'Leicester, con la vittoria dell'Leicester a quota 2,10. Abbiamo l'X a quota 3,35 e mentre la vittoria dell'Everton paga a quota 3,50. Ora, come hai detto tu Antonio, si presuppone sia una partita in cui entrambe vorranno avere la propria rivincita per il campionato che stanno facendo. Noi pensiamo possa essere una partita da over, infatti consigliamo questa giocata, che la quota è 1,87. Va benissimo, concludiamo con la Premier, andiamo in Spagna. In Spagna due match interessanti: Atletico Bilbao-Barcellona e Atletico Madrid-Villarreal.
Cosa vede Sniper queste due partite? Allora, per queste partite, per quanto riguarda Atletico Bilbao Barcellona, il Barcellona ovviamente è favorito, infatti la quota della vittoria del Barcellona è 1,45, mentre una sua sconfitta è pagata a 6,75 e un pareggio a 4,50. Noi diamo fiducia a ciò che propone SNAI e proponiamo un 2 più over a quota 2. Per quanto riguarda invece Atletico Madrid e Villarreal, anche qui molto, le quote sono molto favorevoli all'Atletico Madrid, infatti l'1 è a 1,50, l'X è a quota 4 e il 2 è a 7,25. E anche per questa partita proponiamo una combo che è X primo tempo o X finale, dato che comunque sono due squadre che si trovano attualmente al terzo e al quarto posto, si presuppone sia una gara abbastanza difficile. È tirata. Un pareggio ci potrebbe anche essere. Anche perché non segnano tantissimo, esatto, nell'Atletico Madrid e nel Villarreal, quindi ci sta benissimo un X primo tempo, un X finale. Va bene, attraversiamo i Pirenei, ce ne andiamo in Francia. Francia in Ligue 1, anche in Ligue 1 dodicesima giornata, dove guida indisturbato il campionato del Paris Saint-Germain di Neymar e soci, ma noi ci concentriamo, ovviamente abbiamo scelto Lille-Marsiglia e Lyon-Metz. Cosa ci dici per questi eventi? Per Lille-Marsiglia le quote sono molto equilibrate, abbiamo l'1 del Lille a quota 3,25, l'X a 3,40 e il 2 del Marsiglia a quota 2,20, e noi per questa partita consigliamo una quota gol carina da mettere in una multipla che è a quota 1,60. Invece per Lione-Metz quote a favore del Lione con una sua vittoria che paga 1,19, l'X è a 7,25, mentre la vittoria del Metz ultimo in classifica è a quota 13. Qui, beh, date le quote, io credo che un 1 più handicap, a 1,50 sia più che giusto, dato che il Lione comunque è una squadra che in casa gioca molto bene. È una signora squadra il Lione. Abbiamo concluso con i campionati stranieri, con la Francia. Francesco, adesso è il momento del tuo missile. Stavolta sbanchiamo. Abbiamo deciso che sbanchiamo, stavolta vai col missile. Allora, il missile di questa settimana è il seguente: abbiamo Milan-Juventus X2 più gol, Napoli-Sassuolo 1 più over, Parma-Avellino la combo 2 primo tempo oppure 2 finale, Manchester United-Tottenham gol più over e Atletico Bilbao-Barcellona 2 più over. Ora, con questa scommessa puntando 5 euro, la possibile vincita totale sarà di 256 euro. E speriamo di farla stavolta, di sbancare questa volta. Anche questa puntata si conclude, io ringrazio Francesco come sempre gentilissimo e sempre esaustivo. Buona serata con la programmazione di Sport Channel 214. Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.